Su M2O Extra Fatto. Signore e signori, il reality radio che tutti vorrebbero fare. Ladies and gentlemen, il talent più importante di tutte le radio del mondo. Uff. Del mondo. Extra Fatto, abbiamo ricevuto tanti demo, tanti provini di gente che vuole partecipare ad Extra Fatto, anche perché il premio è veramente molto importante. Quale sarà sto premio? Non lo so. Ah. Però so almeno che è molto lo diciamo. Importante. Ogni giorno ne passa uno? Facciamo i sì. Potrebbero passare anche due, ma anche tre. L'importante è ricevere almeno tre sì. Mm-hmm, ok. Ok. Allora, noi vi diciamo subito, senti che l'atmosfera è molto... È quella classica. Tensa, attesa. Sì. Bisogna ricevere almeno tre sì per passare il turno. Se volete anche voi partecipare ad Extra Fatto, potete mandare il vostro demo a girasole@m2o.it. Io farei entrare la prima concorrente di oggi. La prima concorrente. Viene da Napoli e si chiama Giada. Ah, e sentiamo allora la nostra amica Giada. Ciao a tutti, sono Giada e oggi vorrei cantare Marco Mengoni, credimi ancora, e sono una grande fan di Marco Mengoni, okay. E anche di Justin Bieber, che spero che mi segua su Twitter dopo questo video. Justin, I love you because you are a very special person for me. Sta parlando Justin Bieber. Please follow me on Twitter. Ok, inglese va bene, vai, canta. Cambio spesso regole da bad mind. Chi è? Alvin? Da Paperino. Vai bianco, ma fa luce e tenebre. Ma cosa ha fatto? Cosa ha mangiato? E finse. Brava, sciogliti un po', dai. Vai. E donne fuoco, io non ho paura, giura, non averne mai. Ora sì. Vedere ancora, vedere un respiro, lasciati andare, male, se mi vuoi bene non guardare, ora hey. Alle mie mani, spendimi forte, non guardare indietro, no. Non ti lascerò. Beh. Ma interessante questo esperimento. Non so cosa avesse mangiato, però brava. Presentiamo i giudici di Extra Fatto, la nostra Fiorella, la sorella di Fiorello. Buongiorno. Fiorella. Allora, dai il tuo giudizio su Giada. Io Giada? Giada, questa che ha appena cantato, Giada, so che la demenza senile fa fare brutti scherzi. È una compagnella comunque, dai. Che parlava un po' come te, vorrei cantare. Cantare una canzone? No. Ah, per te no, così? Per te no. Perché? No, e basta. No, e basta. Bisogna capirla un po'. Girasole, tu cosa dici? Per me sì. Perché? Perché il cartone animato Alvin mi è sempre piaciuto. Ah, così addirittura? Sì. Allora, io devo dire che per me è no. Per te no? Per me no. È un no perché mi piace l'esperimento, ma non ho capito una mazza della canzone. Non si può distruggere una canzone di Mengoni così. Cara Giada, per me era sì perché... Secondo me tu hai l'X Factor e soprattutto sono sicuro che Justin Bieber ti segue su Twitter, ma non passi il turno. Ci dispiace. Guarda, prova l'anno prossimo. Andiamo al secondo concorrente di oggi. Andiamo, speriamo che insomma parli meglio l'inglese. Lui si chiama Alessandro ed è di Roma. Ciao, sono emozionato. Aiuto. Sono Alessandro, ho 16 anni. Che voce? Voglio vincere Extra Fatto. Sono di Roma. Sono un talento buono perché non ho mai studiato. Bene. Ma voglio dire tanto. Ascolto le Zeppelin, Iron Maiden, sono molto rock and roll e faccio della ricercatezza musicale il mio monster. Ci canti allora. Vado? Così. Vai, la canzone del sole. Alla faccia della ricercatezza musicale. E sì, Iron Maiden, e sentiamoci la canzone del sole. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai. Musicalità,
purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde noi? Te la ricordi? Oh. Sì, sì. Le rocce e il bianco fondo. Noi respiravamo piano. Dai, Alessandro, vai. Di che colore sono gli occhi tuoi? Bravo! Dai, musica, musica. Se me lo chiedi non rispondo. Dai, non ti addormentare. Dai, adesso, eh. Oh, mare nero, mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Mi piace la sua R. Oh, mare nero, mare nero, mare nero. Dai. Tu eri chiaro e trasparente come me. Basta così, basta così. Grazie Alessandro. Bravo, grazie. Alessandro, bravo, complimenti. Allora, i giudici di Extra Fatto, cara Fiorella. Per me sì, perché mi è piaciuta la scelta del brano. Ah, ecco. Ah, la molto, canzone del sole. Molto ricercata. Sì, sì. Girasole. Per me sì, provate voi a dire mare nero, mare nero, mare nero. Mare nero, mare nero. Ma io. Allora, Leandro, io devo dire che per me è un no. Ah. Per me è un no perché l'ho trovato moscio come la sua R moscia. E un concerto di tutto R nero, così mi romperebbe le palle. Ecco, per me no. Quindi devo, tocca a me la decisione finale. Da Silva, tocca a te. Allora, io, caro Alessandro, ti devo dire una cosa. La tua ricercatezza musicale non è proprio così ricercata. Però devo dire che non assomiglia a nessun altro. No, con questa R moscia così sei veramente un personaggio unico. In più hai un'energia talmente strabordante che per me è sì. Ma non esiste. Da Silva sei un incompetente, sì. E meriti di cacciare via i tuoi. Insomma, non esiste che tu dica una cosa. Basta, me ne vado allora. Ho capito, cioè, Fiorella non conta niente, è peggio di Simona Ventura, cioè, ho capito. Ragazzi, Alessandro va in finale. Ma non esiste proprio, guarda. Cioè, se vogliamo i talenti puri, ce ne sono tantissimi. Se dobbiamo prendere i primi qua con la R moscia, allora boh. Allora voi mandate il vostro demo a girasole@m2o.it se volete anche voi essere i protagonisti di Extra Fatto. Grazie Fiorella, grazie Girasole, i nostri giudici di oggi. Finisce la nostra puntata. M2O. Un mondo allo stato puro.